Buonasera a tutti, sabato 1 settembre, ore 17, puntualissimi online nell'ora del weekend. Questa è l'ora che preferisco, il sabato e la domenica, anche per non disturbare il vostro pranzo, l'eventuale pennichella pomeridiana, anche se siamo a settembre, insomma, siamo ancora in coda alle vacanze per molti di voi, spero almeno. Convenevoli iniziali come al solito, ricordarvi che la diretta ci sarà anche domani, domenica 2 settembre, sempre alle ore 17, quindi ci vediamo alla stessa ora anche domani che domenica. Come al solito vi chiedo di pigiare sulla freccetta qui sotto dove leggete condividi, questo per poter allargare ovviamente il bacino delle persone che ascoltano e che vedono queste dirette, e naturalmente di condividere se state guardando, per così dire, in differita, di condividere il video che trovate comunque tutti i giorni su YouTube e sul mio blog ivanscalfarotto.it, oltre che naturalmente sulla pagina Facebook. Io devo scusarmi per il pippone di ieri. Ieri ho parlato per più di 40 minuti, una cosa contro tutte le regole della comunicazione via internet, che deve essere sempre rapida e veloce, ma era un po' una puntata, uno spiegone, per così dire, di ritorno, di rientro. Era un po', come dire, il riassunto delle puntate precedenti, ma insomma, torniamo adesso al formato più normale. Cercherò di stare dentro i 10 minuti, 15 al massimo, insomma, non di più, per cui non più puntate fiume come la corazzata Pyotonkin di ieri. Giusto due cose per riprendere, visto che oggi è il 1 settembre, quindi è un po' diciamo, l'inizio ufficiale della stagione, che sono appunto due notizie che avete probabilmente visto anche oggi sui giornali. Uno è la convocazione di una manifestazione di piazza per il 29 settembre che ha fatto il segretario del PD Maurizio Martina dalle colonne di Repubblica. Ora, ne voglio parlare un po' per informarvi se non avete visto la notizia, appunto sul giornale, ma soprattutto per sottolineare una cosa che mi sta moltissimo a cuore, ed è che io credo in una fase politica come questa, ogni singolo cittadino, ogni singola persona ha la possibilità e secondo me in un certo senso il dovere civico di dire la propria, di farsi protagonista in prima persona. Penso che quando ci sono momenti come quello che sta attraversando il nostro paese, con un governo come quello che abbiamo, che sta imprimendo, diciamo, una direzione al paese, che è una direzione bruttissima, orribile, l'opposizione non può essere limitata soltanto a chi, come me, fa politica dentro le istituzioni. Credo che sia veramente importante che ciascuno di noi prenda in mano, in un certo senso, il destino politico del paese, della comunità alla quale apparteniamo, e che la cittadinanza si faccia la più attiva possibile. È per questo che io ho, come dire, trovato che l'iniziativa di Martina fosse, del Partito Democratico fosse una buona iniziativa. Voi sapete che martedì scorso c'è stata qui a Milano una importante manifestazione in Piazza San Babila, mentre si incontravano il nostro ministro dell'Interno e il presidente del Consiglio, il primo ministro ungherese Orbán, che è uno dei capi diciamo, del gruppo di cosiddetto di Visegrad, il gruppo dei paesi cosiddetti sovranisti, ecco, che sono nell'Europa centro-orientale. Un incontro che ha messo moltissimo in imbarazzo, tra l'altro, il Movimento 5 Stelle, che ha tentato di derubricarlo a un incontro praticamente privato, dimenticando che comunque si trattava di due importanti uomini politici, due importantissimi uomini di governo, addirittura il primo ministro ungherese e il nostro ministro degli interni, che tra l'altro si sono incontrati nella prefettura di Milano, che sapete si chiama Palazzo del Governo, quindi più governativo di così quell'incontro non poteva essere. E trattandosi di un incontro con un uomo politico come Orbán, che porta avanti una piattaforma di destra estrema, perché questo va detto, cioè è inutile che ci giriamo intorno, la piattaforma del governo italiano è di destra estrema, e l'incontro con Orbán era l'incontro con un partner del nostro governo, un partner poi stranissimo, perché se c'è un paese che non ci dà mai una mano su nessuno dei problemi italiani, a cominciare da quello dei migranti, quello è proprio l'Ungheria. Per
Però questo incontro si è tenuto e devo dire Milano ha reagito molto bene. C'erano, si calcola, 15.000 persone in piazza e una piazza molto affollata, molto più di quanto non si pensasse. E io credo che lì abbiamo visto un segnale di quanto desiderio ci sia da parte delle persone, dei cittadini, di affermare con la propria presenza fisica l'opposizione a questo governo. E allora, io credo che questa iniziativa, questa piazza del 29 settembre, abbia una importanza fondamentale proprio perché darà la possibilità a tutti noi, quindi anche a me che faccio il politico, ma poi insomma ovviamente sono un cittadino prima di tutto, di poter manifestare con la nostra propria presenza la nostra opposizione alle politiche di questo governo, che sono, Martina diceva, un governo che sparge odio, ma così è. Perché i messaggi che vengono mandati, che sono messaggi appunto contro, sempre contro qualcuno, si cerca sempre di identificare un nemico esterno sul quale convogliare la rabbia che sicuramente esiste nel nostro paese in questo momento. I messaggi che per esempio vengono dati quando Salvini dice io considero medaglie al valore le indagini che la magistratura sta facendo su di me per il trattamento dei migranti che erano sulla nave 18, ricordate, l'abbiamo vissuto tutti, questa nave italiana che non riusciva a entrare in un porto italiano, una nave della Guardia Costiera italiana a cui veniva impedito di entrare e di attraccare nel porto. Quando appunto il ministro dell'Interno, che dovrebbe essere, che è uno che ha giurato sulla Costituzione, ha giurato di osservarla, di farla rispettare e di far rispettare le leggi di questo paese, dice che l'eventuale possibilità che abbia compiuto dei reati, una medaglia al valore, questo vuol dire che il nostro paese sta andando veramente all'incontrario. La politica estera, dicevo appunto di Orbán, ma oggi se vi capita sotto mano il Corriere della Sera. C'è un bellissimo articolo di Panebianco sulla collocazione che questo governo sta dando all'Italia, molto più vicina alla Russia che alle democrazie occidentali, delle quali appunto noi siamo sempre stati amici e parte diciamo, di quel gruppo lì, e quali sono le implicazioni di avvicinarci a questo modello della democrazia illiberale, che poi è appunto quello che proprio Viktor Orbán predica. E allora, io penso che il 29 sarà un momento importante e penso che ciascuno di noi debba, questa volta non delegare al politico, non delegare all'amico, non delegare al vicino di casa, al collega di lavoro che magari è iscritto al PD e ci va in piazza perché il partito ci sta convocando in questa occasione. Io penso che questo sia invece un momento, un modo in cui tutti possiamo fare la differenza. Per questo l'invito alla manifestazione 29 è un invito non formale, un invito vero, perché credo sia importante esserci personalmente, arrivare con il coniuge, i bambini, i passeggini, le nonne, tutti coloro che hanno a cuore i valori del Partito Democratico e quindi non soltanto il partito come contenitore, ma tutti quelli che credono appunto nell'Europa, che credono nella crescita sostenibile, che credono nella democrazia rappresentativa, che credono nella parità tra i generi, nei diritti civili, che credono a un paese sano, a un paese in cui appunto l'inclusione, il rispetto sono il modo di interagire tra cittadini e non appunto l'odio, le fake news, le notizie false, il sospetto reciproco, la violenza verbale. Ecco, tutti coloro che si riconoscono in quell'Italia sana, che poi io credo sia l'Italia vera, io penso il 29 di settembre dovrebbero essere a Roma. Quindi la notizia c'è, la manifestazione c'è, riprendiamo in mano il nostro essere cittadini e manifestiamo con la nostra presenza, con il nostro esserci, l'opposizione a un governo che sta, secondo me, in un certo senso corrompendo l'anima stessa della nostra cultura, della nostra identità, di quello che siamo. Delle volte si fa fatica a riconoscere l'Italia che amiamo e che siamo abituati, di cui siamo abituati a sentirci parte nelle parole e nei gesti
che fa Salvini, ma non soltanto Salvini, eh. Io penso che questo valga anche per il Movimento 5 Stelle, sia ben chiaro, perché è un movimento che sta anche lì, non sta assolutamente risolvendo i problemi, non sta proponendo delle soluzioni, ma cerca al meglio di trovare dei capri espiatori per coprire il vuoto della propria proposta politica. Questa è la prima cosa. La seconda, in realtà, poi si collega a quello che sto dicendo, nel senso che se c'è un'opposizione da fare, un'opposizione a chi sta corrompendo il paese, ma anche chi sta mettendolo in una condizione estremamente difficile. Sapete che era annunciata per ieri sera, nella tarda serata, questa decisione di Fitch. Fitch è una delle agenzie, delle più grandi agenzie di rating, che doveva valutare appunto il nostro debito. Sapete che la nostra valutazione è BBB, che vuol dire che siamo 2 gradini sopra quelli che vengono chiamati titoli spazzatura, o appunto quelli che non possono sostanzialmente neanche essere acquistati, non potrebbero neanche essere parte, diciamo, ci impedirebbero anche di restare nel quantitative easing, per quello perché appunto anche le manovre della Banca Centrale Europea non possono essere applicate a titoli che siano sotto un certo rating, quindi era una valutazione attesa e una valutazione che appunto preoccupava. Fitch per questa volta ha deciso di lasciare il rating come era, quindi sulla valutazione di BBB, ma ha modificato quello che viene detto l'outlook, cioè quelle che sono le prospettive, da stabile a negativo. Fitch ha fatto un'analisi molto completa, ha detto che ci sono problemi legati allo spread, come sappiamo lo spread è arrivato a 290, quindi stiamo già sostanzialmente pagando una tassa su questo governo, perché nella prossima legge di bilancio bisognerà trovare tra i 4 e i 5 miliardi almeno di maggiore interesse sul debito pubblico, quindi questo significa che noi per piazzare i nostri titoli e piazzare il nostro debito con il quale facciamo funzionare e vivere il paese, dobbiamo dare agli investitori che acquistano quei titoli un interesse maggiore, perché vuol dire che quei titoli vengono considerati meno sicuri e quindi per attrarre più investitori dobbiamo pagare, remunerare il loro investimento maggiormente. Quindi si tratta sostanzialmente di una tassa su tutti noi, perché questi 4-5 miliardi significherà che bisognerà trovarli in buona sostanza, e quindi o bisognerà spendere meno e quindi toglierli, che so, dalla salute, dall'istruzione, tutte quelle che sono le esigenze di un paese, oppure bisognerà trovarle con nuove tasse. E per pagare di più gli investitori, quindi gli investitori chi sono? Persone che evidentemente hanno investito, quindi persone o istituzioni che hanno dei soldi, quindi una sorta di tassa al rovescio, perché si toglie a tutti per dare a chi ha già questi titoli. 4-5 miliardi, ripeto, che vanno recuperati. E poi naturalmente questo significa anche che siamo meno efficaci nell'attrarre investimenti, perché Fitch giustamente dice: guardate, c'è un grande livello di insicurezza, di instabilità, addirittura loro non escludono che ci possano essere delle elezioni anticipate nel 2019, e quindi evidentemente è molto più difficile far affluire capitali dall'estero verso il nostro paese. In tutto questo, no, voi sicuramente ricordate che bisogna trovare 12, tra i 12 miliardi e i 13 miliardi per evitare le cosiddette clausole di salvaguardia, cioè per evitare che scatti un aumento generalizzato dell'IVA, che è evidentemente un'altra forma di tassa che colpisce tutti, perché poi alla fine l'IVA colpisce tutti i prodotti che acquistiamo. E peraltro le ultime stime dell'Istat ci dicono anche che la crescita sta rallentando, quindi si calcola che si potrebbero avere anche 4 o 5 miliardi in meno di gettito, proprio dovuto al fatto che il paese sta crescendo meno di quanto previsto. Appunto, l'Istat prevede un 1,1% e quindi una crescita che rallenta rispetto, ai nostri governi. Quindi anche dal punto di vista economico ci sono problemi molto molto seri, problemi molto gravi. Le promesse, vi ricordate, la Fornero, la flat tax, il reddito di cittadinanza, le accise sulla benzina, non è stato fatto niente e non si potrà fare niente fin tanto che qualcuno non dice appunto questi soldi dove si dovranno trovare. E quindi adesso noi sappiamo che tra settembre e dicembre ci saranno una serie di momenti importanti, tra cui innanzitutto proprio l'abbozzo di quello che dovrà essere la manovra e poi l'approvazione finale della legge di bilancio che andrà fatta entro fine dell'anno, e quindi vedremo con quali risposte questo governo si presenterà al paese. Segnalo, è uscito
su tutti i giornali con molta evidenza sulla stampa, che anche gli imprenditori cominciano a essere piuttosto nervosi perché, nonostante appunto il nostro ineffabile ministro dello sviluppo economico, non si vedono appunto manovre o risposte che possano soddisfare anche chi crea ricchezza nel nostro paese e chi crea lavoro. C'è un'intervista a Zoppas, il presidente degli industriali veneti, quindi un luogo dove la Lega è molto popolare, che dice: non escludiamo di scendere in piazza insieme ai nostri dipendenti, una cosa che non si è mai vista, ma di cui aveva parlato anche Vincenzo Boccia, che è il presidente di Confindustria. Quindi una situazione molto preoccupante anche dal punto di vista economico, dal punto di vista politico ne abbiamo parlato moltissimo ieri e anche oggi. Io quindi vi rinnovo ancora una volta l'invito a essere con noi in piazza il 29 di settembre per dire che questo governo non va bene, che rappresenta un'Italia che non siamo noi e un'Italia che facciamo fatica a riconoscere. Io mi fermo qui, spero di essere stato abbastanza nei tempi, vediamo, circa 15 minuti. Come al solito vi chiedo di condividere questa diretta o il video che tra pochi minuti metterò su YouTube e sul mio blog ivanscalfarotto.it e naturalmente sulla pagina Facebook. E come ho detto prima, vi rinnovo l'appuntamento per domani, domenica 2 settembre, alle ore 17. Ciao, buon sabato sera.